Eccomi tornata con una nuova ricetta. In questo video vi farò vedere la realizzazione dei pancake. Questa ricetta mi è stata richiesta, quindi eccomi qua e la vado a realizzare. Allora, per la realizzazione dei pancake avremo bisogno di 200 g di farina, un pizzico di sale, 250 ml di latte, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 2 uova di cui dobbiamo andare a dividere i tuorli dagli albumi e un cucchiaio bello colmo di zucchero. Allora, innanzitutto prendiamo una ciotola, all'interno mettiamo la farina, il pizzico di sale, i 2 cucchiaini di lievito per dolci. Mettiamo anche il cucchiaio colmo di zucchero e andiamo ad amalgamare un pochino. Poi in un'altra ciotola invece andiamo a mettere i tuorli e li andiamo ad amalgamare per bene. Intanto che vado a mescolare bene i miei tuorli, vado a montare con l'impastatrice gli albumi. Vado ad aggiungere ai tuorli il latte. Una volta che abbiamo mescolato per bene i tuorli e il latte, andiamo ad aggiungere la farina. E andiamo a mescolare fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. A questo punto vado ad aggiungere gli albumi montati a neve e vado ad amalgamare Ciao a tutti. dal basso verso l'alto. C'è ancora un po', quindi continua Pesa, a essere. ci vuole un aiuto. Ok. Adesso posso incorporare. Il composto per i pancake è pronto. Ho messo a scaldare un padellino sul fornello. Adesso la ricetta originale prevede di andare ad ungere il padellino con il burro. Io invece vado ad ungerlo con l'olio. Infatti, noi in Abruzzo utilizziamo l'olio per andare ad ungere il padellino, per esempio per fare le crepe o le scrippelle. E io appunto prendo l'olio, prendo dei dischetti di cotone o l'ovatta, li vado a immergere nell'olio e poi vado ad ungere il mio padellino, però ve lo farò vedere. Ecco qui il pentolino scaldato. Scusate se non vi faccio vedere questo passaggio sul fornello, ma non riesco a fare la ripresa. Prendo i miei dischetti di cotone, li vado a intingere nell'olio e poi vado a ungere il mio padellino con l'olio. Ora vado a prendere un mestolo con il composto, lo vado a mettere all'interno del padellino. Allora, a questo punto, quando notate che il vostro pancake in superficie inizia a fare delle bollicine, è pronto per essere girato. Ovviamente controllate con una forchetta se i bordi si staccano e se si staccano potete andare a girare il vostro pancake. Una volta che i nostri pancake sono pronti, li andiamo a farcire.
Io vi faccio vedere la mia versione, però i pancake si possono farcire o con frutta fresca o con il miele o con lo sciroppo d'acero. Io li andrò a farcire con pezzettini di banana e miele. Innanzitutto prendo un pancake e sopra vado a mettere un po' di miele e poi pezzettini di banana. Vado a coprire con un altro pancake e ripeto la stessa operazione. Quindi metto il miele la banana. A questo punto prendo come copertura un altro pancake, ripeto la stessa operazione e poi infine per decorare, ma questo è a piacimento, vado a sciogliere un po' di cioccolato e lo vado a mettere sopra. Ecco, ho preso un po' di cioccolato, l'ho sciolto e ora lo faccio cadere sopra ai miei pancake. Ecco qua, una volta che ho sciolto il cioccolato, io ho utilizzato il cioccolato con le mandorle, quindi non so se vedete qualche pezzettino intero, e l'ho sciolto e l'ho adagiato semplicemente sui miei pancake. Io spero veramente che questa ricetta vi sia piaciuta, è un'idea semplice da realizzare e molto carina. Io vi mando un grande abbraccio. E ci vediamo alla prossima e buona colazione a tutti. Ciao!